scuola si imparano cosa sono i virus, si impara le varie tipologie di malware, si impara ad esempio cosa fa un antivirus, e a volte si impara anche a configurarne uno. Ma c'è una questione più interessante. Cosa capita quando effettivamente una macchina è così infetta che un semplice antivirus non basta? Molti direbbero, beh, formattone. Sì, ma no, ci sono casi in cui non è fattibile. Magari voi non avete, diciamo, il diritto di fare una formattazione, magari siete un help desk, come si suol dire, di basso livello, e potete solo eseguire i programmi ma non potete formattare. Oppure magari semplicemente è impossibile. Non avete con voi alcuna copia del sistema operativo e quindi non potete fare il classico formattone. O magari non c'è un backup ed è difficile farlo, quindi bisogna tentare una chirurgia sul vivo, diciamola così. Cosa si fa in questi casi? In questa terza puntata di Quello che il tuo prof non ti insegna, che come ricordo non è un titolo complottista, ma è semplicemente una rubrica dedicata a piccoli trucchi che possono aiutare un informatico, che spesso vengono ignorati nelle scuole tecniche italiane, vedremo l'uso di script automatici antivirus al fine di recuperare un sistema. Molte catene di riparazione di computer, specie nei paesi dove ciò si usa molto, come negli Stati Uniti, hanno script del genere che mettono insieme vari prodotti. Noi invece ne utilizzeremo uno open source che si chiama Tron. Purtroppo non potrò mostrarvi l'uso pratico, ossia effettivo, magari vi faccio vedere l'avvio, ma null'altro. Le ragioni sono principalmente due. La prima è che per vederlo veramente in azione avremo bisogno di una macchina ben infetta, e non ce l'ho. E soprattutto non voglio fare una macchina virtuale, diciamo, non voglio far giocare qualcuno col fuoco che si mette a dire magari ma sì, facciamo anche noi una macchina virtuale e poi succede qualche disastro. E la seconda è banalmente che, come leggerete, ci vogliono dalle 4 alle 10 ore, alle volte anche di più, per una scansione. Semplicemente non ho tempo di tenere una cosa lì per tutto sto tempo solo per vedere che funziona, se è una macchina pulita. Tron è disponibile su GitHub e utilizza vari prodotti gratis, freeware, alcuni anche open source e vari script sviluppati apposta per ripulire un sistema. La ripulitura che fa è una ripulitura abbastanza approfondita. Oltre a eliminare i malware, elimina anche quello che viene chiamato bloatware, ossia tutti i prodotti inutili che le varie case di computer mettono nei propri dispositivi e anche vari servizi, diciamo, noiosi che ci sono su un computer. Tron va scaricato da Reddit. So che non è il posto migliore dove scaricare software, ma è ritenuto affidabile, ci hanno fatto video anche youtuber che l'hanno analizzato e utilizza essenzialmente solo prodotti di mercato, diciamo così, quindi non ci dovrebbe essere alcun rischio particolare. Verifica tra l'altro i propri aggiornamenti, quindi vi potete scaricare su una chiavetta una versione vecchia, e quando c'è un aggiornamento ve lo scarica in automatico. Vi servono però i permessi da amministratore sul dispositivo che volete pulire, attenzione. Se non li avete, ci sono altre soluzioni come delle chiavette che avviano un altro sistema operativo che fa la ripulitura, ma tali sistemi sono ovviamente più complessi, li vedremo in un altro video futuro. L'uso base, come vedete, è molto semplice, è descritto in questa pagina. Bisogna riavviare il computer, e questo va fatto praticamente assolutamente, perché c'è scritto che se non si riavvia e c'è un aggiornamento in ballo, può briccare il computer, il sistema operativo ovviamente, potete recuperare reinstallando, scaricare Tron e estrarlo sul desktop della cartella. E si consiglia di eseguirlo in modalità regolare, si può fare in modalità safe, in safe mode, in modalità provvisoria in italiano, ma è consigliato solo se il sistema è molto infetto e ciò impedisce che venga eseguito tutto questo software in maniera regolare. Si esegue lo script da amministratore, si aspetta, importante notare questa cosa, e poi quando viene terminata la scansione si riavvia. Bene notare che questo script non è del tutto automatico, alle volte richiede che l'operatore intervenga e per esempio azioni determinati programmi, perché ad esempio viene installato Malwarebytes, che purtroppo non ha una modalità da linea di comando, nonostante sia uno dei probabilmente migliori software antivirus e una cosa che secondo me ogni persona dovrebbe aver installata, anche perché non è il classico, diciamo, antivirus noioso che ha 5.000 funzioni. Fa una cosa, la fa bene. Scansioni quando glielo chiedi e fatte bene. E tra l'altro, come fa notare, ci sono vari switch, adesso ne vedremo alcuni interessanti, che possono essere dati da linea di comando cambiando il comportamento del programma, e sono anche eseguibili singolarmente. Quindi se voi comprate un computer che ha del bloatware ma non è infetto, potete eseguire da solo il debloat e perdere quei programmi che probabilmente sono inutili. Io ho avuto il caso di un computer che aveva dentro
un antivirus bloatware preinstallato, e per disinstallarlo ho dovuto scaricare un tool dalla casa madre e assumermi la responsabilità di danni qualora l'antivirus, la rimozione antivirus avesse causato danni, pensate voi. Tra i vari switch ne vediamo uno che ad esempio mette una modalità automatica che avvia senza che venga chiesto nulla, c'è anche il dry run che essenzialmente fa un finto script, cioè lo esegue senza effettivamente eseguire alcun lavoro. Vi è ad esempio un flag che permette di accettare in automatico l'EULA, anche di eseguirlo su un sistema non supportato, al momento mi sembra che sia una versione di Windows Server. Potete mandarvi un report email quando finite, poi potete preservare le metro app che vengono installate di default, lui le elimina perché le considera bloat, probabilmente anche correttamente. E potete scegliere anche, ad esempio, di preservare malwarebytes dopo l'installazione, perché lui lo elimina, ma non ha senso, perché tutto sommato è un prodotto che va tenuto sul computer, poi ci si possono anche eliminare tutti gli scan antivirus, si possono togliere le patch perché fa anche le patch di alcuni programmi, si possono eliminare i custom scripts se li avete, ovviamente dubito, si possono togliere anche il cookie cleanup, che se pulisce anche i cookie, ma vi salva quelli di login, si può evitare il defrag, che viene comunque già evitato di base se usate un SSD o vi sono danni all'hard disk. In generale potete evitare la gran parte delle cose, potete evitare l'installazione di malwarebytes, dell'antivirus Kaspersky, del debloat, Sophos, l'eliminazione della telemetria, che essenzialmente diciamo il controllo remoto di quello che fate, non in senso negativo, cioè sono informazioni sull'uso del sistema, per qualcuno è negativo, giustamente, bene notarlo. Poi c'è anche la possibilità di essere verboso, ossia dire più cose possibili, ma è più lento, oppure l'autodistruzione, quindi potete premere e il programma essenzialmente, una volta che termina, cancella tutti i propri file. Non ne capisco particolarmente l'utilità, però. Ad esempio, magari se lo state usando sul computer e poi ve ne andate via, può aver senso, così la persona evita di lanciarlo provando a vedere cos'è. Per di più, una cosa molto interessante, oltre alle varie possibilità di modificare i default che non guarderemo perché vogliamo vedere un caso tipico, è che se per una qualsiasi ragione il sistema crasha, cosa che può capitare perché magari avete installato un programma bloatware o in realtà per qualsiasi ragione, quando si tratta di malware succede, lo script riprende in automatico. Basta riavviarlo. E non c'è nessun rischio, ma va riavviato. Attenzione, perché il sistema, se lo lasciate lì, potrebbe, diciamo, anche essere uno stato instabile, secondo qualcuno. Tra l'altro, è anche abbastanza verboso negli errori. Se esce con 0, vuol dire successo, cosa standard, tra l'altro. Se c'è un 1, è un errore fatale, normalmente. 2, è un warning, non fatale, ma può essere magari un programma che non si è avviato, ma che funziona per il resto. 3, c'è un sistema operativo non supportato, cosa che si può comunque evitare, diciamo, con l'opzione dev, che lo esegue comunque. 4, vuol dire che si sta attendendo il reboot, e 5 vuol dire che l'utente è diversamente intelligente perché ha provato ad avviarlo dalla directory, pardon, sto pensando in ambiente Windows, quindi uso la parola con la C, dalla directory, anche se così non dovrebbe essere, da quella temporanea. Qui vedete proprio una spiegazione completa di quello che Tron fa. In sostanza, prima si prepara, vi invito a leggerla perché è molto interessante, si prepara ad esempio creando delle directory di load, eliminando le directory temporanee, pulendo l'hard disk e cose del genere. Poi si occupa di fare una preparazione più generica, che vuol dire fare un punto di ripristino, avviare rkill, che serve essenzialmente a eliminare praticamente tutti i processi non necessari, fa anche un dump di tutti i GUID, che sono essenzialmente gli identificativi unici dei prodotti, elimina altri processi ancora. Permette l'avvio in modalità provvisoria, seleziona l'orologio, resetta l'orologio se stiamo usando un server NTP, che è una cosa utile perché a volte i computer un po' andati hanno problemi col tempo, sistema anche cose WMIF e avvia vari programmi di fa un backup del registro e cose così. Poi c'è una pulizia generale del sistema, ad esempio con gcleaner, vari script, la pulizia dei doppioni del browser, e poi c'è effettivamente il debloat di cui abbiamo già parlato, che elimina le applicazioni più o meno non necessari. Stavo di decidere se lo sono o meno. D'altronde, potreste magari essere dei grandi fan di un'applicazione Metro e volerla tenere. Per di più elimina anche l'integrazione OneDrive, che per qualcuno è una gran rottura, per altri invece è utile. Dovete decidere sempre voi, cioè non eseguite questo script facendo finta che salva il mondo, dovete valutare caso per caso, valutando le necessità dell'utente e eventualmente le sue richieste, i suoi desideri, il suo lavoro. E poi c'è lei, il punto forte. La disinfezione. Prima viene fatta una pulizia della cache da SSL, poi viene avviato Malwarebytes, che però non viene eseguito, attenzione, deve essere avviato dal tecnico.
perché, come vi dicevo prima, non ha una modalità a linea di comando. Poi c'è KVAT, che è il Kaspersky Virus Removal Tool, che essenzialmente è un tool sviluppato da Kaspersky per eliminare vari malware, e poi c'è il Sophos Virus Removal Tool, simile a quello precedente. Poi c'è la questione riparazione, che controlla i file MSI. Tra l'altro, se vi interessa, c'è una buona ragione per installare i programmi usando MSI, perché l'installazione in quel caso esiste dal sistema operativo e quindi è più automatizzabile, soprattutto più controllabile. Poi effettua un controllo dei vari file di sistema e del file system, e elimina la telemetria di Windows, e poi fa anche alcuni controlli relativi alla rete. Poi c'è la questione patching, che essenzialmente aggiorna questi quattro programmi che vedete, cioè due sono precedenti programmi e due sono componenti di Windows. Poi c'è l'ottimizzazione, che sono cose relative alla deframmentazione, come vi ho già detto non viene sempre effettuata, e a cose relative ai page file. Poi c'è il wrap up, che è, diciamo, la parte finale, potremmo definirla, in cui vengono generati dei log e viene rimosso malware bytes se non l'avete disattivato. Poi vengono eseguiti dei custom scripts, se li volete, ci sono anche proprio degli script di terze parti, magari dopo diamo un'occhiata se sono interessanti. Poi ci sono dei manual tools che vengono installati se desiderate, che sono questi qua, che alcuni controllano il file system, altri eliminano gli hardware. Questo è un root scanner utile in determinati casi, questo controlla i programmi che all'avvio, PomboFix è un altro programma per la rimozione di malware abbastanza noto per quanto non funzioni sopra Windows 8, un altro programma per la rimozione di junkware, poi c'è un altro sistema per riparare la connettività di Windows, e via discorrendo. In sostanza, se anche la parte scriptata fallisce, avete sempre un modo di provare a recuperare il sistema senza fare il formattone. Anzi, niente, sono io che sono orbe, ho letto che erano disponibili quando in realtà erano semplicemente eseguibili. E purtroppo non ho trovato, tra l'altro, sul web alcuno script, quindi immagino che sia qualcosa di personalizzabile relativo alle situazioni. Magari se avete, non so, 50 computer in un laboratorio scolastico tutti infettati con il malware Salkatz, vi fate uno scriptino che elimina il malware Salkatz e lo mettete in quella directory. Una volta che avete scaricato Tron, dovete estrarre Tron e la cartella resource sul desktop. Come vedete, tra l'altro funziona anche su XP. Questa è l'installazione di Windows XP Delta che vi ho fatto vedere qualche mese fa, da qualche problemino, ad esempio con Muget, ma tutto sommato funziona. Quello che dovete fare è, se volete eseguire tutto di base, potete avviare direttamente lo script Tron cliccandoci due volte come amministratore su sistemi più avanzati, su XP, oppure i Trojan che sono sui server altrui vengono eseguiti come amministratore, quindi basta cliccarlo. Altrimenti potete eseguirlo dal prompt dei comandi usando le impostazioni che volete. In questo caso, siccome noi sappiamo bene che questa macchina non ha alcun malware al suo interno e non c'è, diciamo, nulla da sistemare, eseguiamo con DIG, vuol dire un dry run, ossia essenzialmente non viene eseguito alcun prodotto dello script. È una finta, diciamo. Come vedete, adesso vi mostrerò che ci sono alcuni problemi, ve li faccio vedere tutto sommato in diretta. Se vedete, sta caricando. Rilevando i dischi, devo scrivere I agree, essenzialmente intende che voi accettate il fatto che ci possono essere dei problemi usando questo script, il che è ovvio, che possono avvenire anche delle cose noiose, diciamo. I agree, vi dice essenzialmente che, come vedete, vi dice dove mettere i log, vi dice il tempo di esecuzione stimata e cose del genere. Noi ovviamente chiudiamo, dato che noi non vogliamo eseguire in realtà questo script, come vi dicevo, ma questo essenzialmente è. L'unico vostro intervento sarà eventualmente far andare Malwarebytes, che è essenziale dato che è un ottimo programma anti-malware, e poi eventualmente far eseguire gli altri prodotti aggiuntivi che vi ho mostrato. Ovviamente è bene notare che questa non è una soluzione universale. Può capitare che alle volte un sistema sia così messo male che anche dopo un passaggio con uno script del genere non funziona bene o ancora del malware. In tal caso l'unica cosa possibile da fare è formattarlo, ed è bene notare che tale script non va bene per i ransomware, perché può rimuoverli, ma non può invece invertire il processo. Per quello bisogna aspettare determinati tool di decrittazione, oppure, una volta sentiti i propri responsabili legali informatici, se si decide di fare così, pagare. Ma in tal caso è bene notare che non bisogna rimuovere il programma integrato, non bisogna rimuovere il malware, diciamo. Ma può essere comunque utile avviare una scansione antivirus per verificare. Spero che questo video vi sia piaciuto. Se così, non abbia, vi invito a mettere mi piace e a condividerlo. Leggete la descrizione per tutti i link e altri modi per supportare il canale, e buona continuazione.